C'ho anche un'allarme salari, perché in uno degli interventi prima si diceva qui ci sono lavoratori precari a tempo indeterminato. È terribile questa immagine. Di questo aggiungo l'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto dei salari. Confindustria e il governo però sembrano sempre puntare sulla cosiddetta moderazione salariale. Il sindacato ha gli strumenti per invertire questa tendenza. Siamo in presenza di una pandemia salariale da un po' di tempo, non è una cosa che nasce adesso. I salari in Italia sono quelli che pagano più tasse e che sono più bassi. In più c'è stata una precarizzazione del lavoro che non ha precedenti, le due cose non sono separate. Se in Italia ci sono anche salari più bassi che da altre parti, è anche perché c'è un livello di precarietà molto più forte che da altre parti e perché si è investito meno in innovazione e in ricerca che da altre parti. Queste tre cose assieme rendono necessario anche un cambiamento. Per quello che ci riguarda c'è un tema di fondo per aumentare i salari, che per noi è una delle emergenze, una delle battaglie che stiamo facendo. Ci sono due strade. Una naturalmente è aumentarli attraverso i rinnovi dei contratti, e noi stiamo dicendo e rivendicando che non si può collegare il salario all'inflazione a cui viene depurata l'energia, perché una cosa di questo genere vuol dire programmare la riduzione dei salari. Quindi i salari debbono aumentare nei contratti avendo a riferimento quella che è l'inflazione reale. C'è poi un altro tema che è quello dell'intervento fiscale. Occorre una riforma fiscale degna di questo nome. Vorrei ricordare che proprio su questo punto noi insieme alla UIL il 16 dicembre abbiamo fatto uno sciopero generale e mi pare di vedere che mentre allora eravamo criticati e tanti ci dicevano ma cosa lo fate a fare, oggi tutti parlano e riconoscono che c'è una situazione salariale non più accettabile, essendo un paese che ha un'alta evasione fiscale e allo stesso tempo che ha un peso fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni senza precedenti. Quindi aumentare il netto in busta paga significa agire in questa direzione, fare una riforma degna di questo nome. In più, noi stiamo anche dicendo che c'è un'emergenza perché l'inflazione adesso sta aumentando le bollette, i prezzi, la benzina, adesso la gente non arriva alla fine del mese. I 200 euro che vengono erogati sono un primo passo, ma non sono assolutamente sufficienti a rispondere a questa situazione. E quindi noi diciamo che adesso è il momento di agire ulteriormente. Sugli extra profitti li hanno tassati al 25%, vuol dire che c'è il 75% degli extra profitti che non è tassato. Quindi lì c'è uno spazio per andare a prendere adesso degli altri soldi da redistribuire a chi ha i redditi più bassi e che non arriva alla fine del mese. Così come non è accettabile che nel nostro paese la tassazione delle rendite finanziarie sia più bassa che non quello che viene tassato il reddito da lavoro e le pensioni, a proposito di cose che nell'immediato possono essere affrontate. Poi insisto sul fatto che bisogna cancellare forme di lavoro precario. Noi anche su questo stiamo dicendo che c'è bisogno di cancellare il lavoro chiamata, lo staff leasing, forme assurde che servono solo a sfruttare, a pagare meno le persone. E questo è un altro tema. Poi pensiamo che vada recepita la normativa che l'Europa sta discutendo e ha messo in campo, che è quello di fare un salario minimo anche nel nostro paese. E visto che noi abbiamo i contratti, questo vuol dire dare una validità di legge ai contratti non solo sulla parte economica, ma anche sulla parte normativa. Perché oggi molti lavoratori o lavoratrici precarie o che hanno rapporti di lavoro un po' assurdi non solo hanno salari più bassi, ma non hanno le ferie, non hanno la malattia, non hanno gli infortuni, non hanno tutte quelle tutele che oggi secondo noi debbono essere garantite a tutte le forme di lavoro. E quindi la battaglia per il sindacale sia sul piano contrattuale, ma poi ci sono una serie di leggi che vanno modificate, le leggi le fa il Parlamento, e quindi qui c'è una domanda anche alle forze politiche che debbono tornare a rappresentare il mondo del lavoro, cosa che da un po' di anni non fanno.